Su quelli neri. La vostra famiglia passava le vacanze qui a Marina di Arco? Sì, ricordo anche molti, molti dei nudi. Ricordo specialmente i tuoi piedi piccoli e bianchissimi, i più nudi e più bianchi. Immagino che fossero piedi di Elettra. Stai attento che il bagnino è geloso. Elettra sta sempre nella villetta. Sempre, ma non per molto ancora. Quella con Gelsomini, che è la sua finestra. No, è quella dove Alveo, il primo padrone di casa, uccise i figli di suo fratello. E nella manzata strangolato la vecchia amata Cassandra. Tutto questo nella che ride.
battendo la testa e ridendo. Fece il bagno, dopo morto. Ecco la finestra di Elettra. Perché così nato, quasi sul tetto? Perché da quel lato si vede la vicina dove è morto suo padre. La camera prima era di Oreste, suo fratello. Scappò da casa da ragazzo e da allora non sono più così inseriti. Sentite un po', sorelle, si parla di Oreste. Ve ne andate o no? Lasciateci in pace, sono come le mosche. Non ce ne andremo, siamo qui queste signore. Conosce queste bambine? Le ho incontrate sul lungomare e mi hanno seguito. Lo abbiamo seguito perché ci piace. Perché è molto più bello di te, bagnino. Bambine, siate educate e diteci cosa fate nella vita. Facciamo le maleducate. Mentiamo, sparliamo, insultiamo. Ma la nostra specialità è recitare. Ah, e che cosa recitate? Non lo sapevo mai prima di iniziare. Inventiamo, ma siamo molto, molto brave. Tutti dicono che siamo bravissimi. Diciamo tutto il male che possiamo trovare. Non dia retta, nessuno sa chi siamo. Da due giorni girano per la spiaggia senza un adulto, senza una famiglia. Se si chiedono chi sono, sostengono di chiamarsi le piccole omenine. E la cosa spaventosa è che crescono e si ingrossano a vista d'occhio. Ieri avevano parecchi anni meno di oggi. Vieni qui tu. Chi va a chiedere il tuo sposo? Guardatela, cresce sotto gli occhi, come la marea. Vogliamo recitare, sì o no? Le lasci recitare, bambino. D'accordo, recitiamo la signora Clitennestra, la mamma di Elettra. Siete d'accordo? D'accordo. Thank you.
sposerò un giorno. No, non la sposerai, siamo qui per impedirlo. Io sono tuo cugino e sono un avvocato. Per queste due ragioni posso darti un consiglio. Torna ai tuoi ombrelloni per sposare quella Elettra. Tutti sono contenti che ci sposiamo. Ma se il signor Agamennone fosse vivo, lascerebbe che Elettra sposasse un bagnino. E perché poi voi non vorreste che lui sposasse Elettra? È brutta, è deficiente o malata? Elettra è la più bella ragazza della spiaggia. Sì, diciamo che non è male. E per essere intelligente, è intelligente. Allora è... Scoppia la salute. Allora, cosa ha fatto o detto perché non la voglia nella famiglia? Non fa nulla e non dice nulla, ma abita qui. Già, abita qui. Ne ha diritto. È la casa di suo padre, non è colpa sua se è morto. Io non avrei mai sperato di sposare una come Elettra. Ma se lei mi vuole, non vedo dove è il problema. Elettra è una donna pericolosa. E di quelle che piantano le grane. E non si tratta solo di te. Anche la nostra famiglia ha tutto da temere. Non ti capisco. Capirai. La vita può essere molto piacevole. Molto piacevole. Immensamente piacevole. Non interrompermi, cara. Specie per dire la stessa cosa. Può essere molto piacevole. Nella vita ogni cosa tende ad aggiustarsi, ma prendiamo a caso due famiglie. Ognuna contiene la stessa percentuale di delitto, menzogna, vizio o adulterio. Adulterio? Che parolone! Non interrompermi, specie per contraddirmi. Come si spiega che una famiglia esistente scorra dolce e normale? I morti sono dimenticati e i vivi sono felici, mentre nell'altra la vita e l'inferno è semplice. Nel secondo gruppo c'è una donna che pianta le grane. Il secondo gruppo ha una coscienza. Una coscienza? Dice lei. Esistono i rancori, le liti, le picche e gli odi. La colpa non è degli uomini, che sono propensi al compromesso e a lasciar correre, ma di 10 o 15 di queste donne. Queste donne hanno salvato il mondo dall'egoismo. L'hanno salvato dalla felicità. Conosco Elettra. Mettiamo che Elettra sia la giustizia, la generosità e il senso del dovere fatto persona. Ma proprio con la giustizia, con la generosità e con il dovere si mandano in rovina lo Stato e le famiglie. Benissimo! Perché, caro, me l'hai detto ma l'ho dimenticato. Perché queste tre virtù hanno in comune l'accanimento. La felicità non può mai essere di chi si accanisce. Per vivere felice, una famiglia deve lasciare un po' correre, darci un taglio, chiudere un occhio e tirare avanti. Conta che cosa si accanisce, Elettra. Passeggia sola, non vuole arrivare la sera e questo è tutto. Lo so, l'ho vista. Hai presente il pescatore che dispone le esche? Così era lei, lungo la riva del mare. E così ogni sera ritira a riva tutto quello che il mare altrimenti si porterebbe via. Le vecchie ruggini, i defritti del tempo, i rimorsi, le confessioni, le ossa dei diritti. È terribile stare in una famiglia dove non c'è indulgenza per le debolezze, dove vive sempre qualche fantasma che si vuole vendicare. Quando vedo Elettra, sento agitarsi dentro di me le colpe che ho commesso nella culla. E io le mie colpe futuri. Io sono tipo sincero, la penso come Elettra, mi piace la verità. Ma la conosci? La verità della nostra famiglia. Una famiglia tranquilla, stimata, benestante. Non ti offendere, tu sei il parente più modesto. Se ti sposi Elettra, quella è capace in 10 giorni di scoprire, dico così per dire, che nostra zia Medea ha ucciso i due figli piccoli e fanno dispetto al marito, che non Olaio è stato ucciso dal figlio Enrico e che la moglie di Enrico era in realtà sua madre. Scommetto che è giusto. Che vuole scaricare sulla nostra famiglia quello che un giorno o l'altro capiterà alla famiglia Trini. Che cosa ha da temere la famiglia Trini? Nulla, nulla che io sappia. Ma è come ogni altra famiglia felice, come ogni altra coppia potente, come ogni altro individuo soddisfatto. Ha da temere il nemico più pericoloso, che la distruggerà, la roderà fino all'osso, la giustizia a tutti i costi. Ah, Elettra, fece il male. Sei un po' nervosa, prendere il sole e piaggia e farà bene. Ma la sua
presenza non farà bene alla spiaggia. Quando arriverete in spiaggia, va via il sole. Aletta, piace il mare. I pesci, le alghe, le stelle di mare, i ricci, i morti annegati, l'immagino, quando entrate in acqua, l'immagine ci sta a sentire. Ah, Dio mio, ecco l'altra! Ecco l'altra! Ah! No, non ancora, è stortio. Quella roba è di un venditore ambulante, signore. Quale venditore? Uno che non si era mai visto da queste parti. Non si direbbe il solito Bucumprà. Sembrerebbe un poliziotto in incognito. E dobbiamo lasciare lì quella merce? Sinceramente, signore, penso che sia meglio trattare con rispetto un Bucumprà che offendere un poliziotto. Va bene, lasciamoli tutto. Ma se arriva a Vertici, magari lo invitiamo alle nozze di Elettra, che il nostro avvocato considera come un disonore per la sua famiglia. Signore Gisto! Non protesti, ho sentito tutto. Le spiego! Ma stia zitto! So già quello che sta per dire a nome della sua brava e onorata famiglia, a nome della sua degna zia infanticida e del suo rispettabile nonno e dei suoi cugini. Ma no! Perde il suo tempo. Il bagnino sposerà Elettra. Ecco il venditore, signore. D'altronde, avvocato, non si può negare che ci sono famiglie disgraziate che nascono con una maledizione addosso. Conosco la madre di 7 bambini che era solita sculacciare sempre lo stesso. Era una madre divina. Sa perché? Perché questo corrisponde bene a ciò che pensiamo di Dio, che colpisce o sculaccia alla cieca, senza distinguere buoni o cattivi. Molto chiaro, bravo! Ho capito benissimo. Ne sono felice. È verissimo. Un esempio. Prendete quelli che camminano per le strade. Ci sono epoche in cui ogni 100 passi trovate un riccio morto. Oh. Traversano le strade di notte a decine, maschi e femmine. E si fanno schiacciare. Mi direte che sono stupidi, che potevano trovare il maschio o la femmina da questa parte della strada. Che sta cercando di dire? E se parlassimo di Elettra, signor Registo? Ma di cosa crede che stiamo parlando? Non parliamo che di Elettra e della necessità in cui mi trovo, per il bene di tutti, di allontanarla dalla famiglia. Non ce la voglio in casa una che parla con Dio e con i morti. In che senso Elettra parla con Dio? C'è un solo modo per parlare con Dio. Ci si stacca dalla società, ci si chiude in camera e si guarda il cielo. I fanatici come Elettra danno troppa importanza alle differenze morali tra gli uomini, ma le differenze tra gli uomini sono davvero trascurabili. Ma è così difficile capire che non ci corre molto tra un assassino e un ladro di galline. L'occasione fa l'uomo ladro o assassino. Tutto qua. Alt! È meglio che racconti ora la storia dei ricci.
Di tutti quei ricci schiacciati ne vedete a dozzine che dimostrano di aver fatto una morte da ricci, col muso calpestato dai pneumatici. Ricci schiacciati e nient'altro. Morti a causa del peccato originale dei ricci, che è quello di attraversare le strade provinciali o le autostrade con il pretesto che la lumaca o l'uovo di pernice hanno un sapore migliore dall'altra parte. Ma in realtà è per fare l'amore alla maniera dei ricci. Ma a un certo punto ne trovate uno. Uno piccolo, che non è disteso come gli altri, ma in un modo meno volgare, più dignitoso, insomma. E quello lì si ha l'impressione che non sia morto come un riccio, ma che sia stato colpito al posto di un altro. Al posto vostro. Dio si era sbagliato. Voleva colpire uno spergiuro, un ladro, e uccide un riccio. Permette che continuiamo a parlare di Elettra? Oh, parlate, parlate! Però, mi piacerebbe vederla, prima che la uccidano. Uccidere Elettra? Chi ha parlato di uccidere Elettra? Voi! Nessuno ha mai parlato di uccidere Elettra. Se quest'uomo diffida di sua nipote Elettra, se sa che un giorno o l'altro, senza preavviso, comincerà a fare uno scandalo, non c'è da esitare, deve ucciderla. Questo povero uomo delira. Elettra sta per sposarsi. Già, è vero, dimenticavo che si sposa. Con chi si sposa? Con un bagnino. Con questo bagnino. Ah, e lei accetta? Ma ho capito la sua idea. Non è cattiva. È facile uccidere la moglie di un bagnino. Molto più facile che uccidere un'ereditiera nella sua villetta. Ma che cosa va a pensare? Per prima cosa non la perderò di vista un solo minuto. Voltati per sistemare un ombrellone, chinati per rastrellare la sabbia e la morte è già passata. Caro signore, non so se ha idea con chi sta parlando. Io mi rendo conto che quest'uomo ha paura, vive con la paura di Elettra. Non fraintendiamo. Non nascondo che Elettra mi preoccupi. Per questo sono felice che si sposi e entri in una famiglia più modesta, dove le sue stranezze non daranno nell'occhio. Puoi andare a chiamare Elettra Clitennestra. Ah, era l'ora. Non per farvi un rimprovero, però durante la conversazione si sentiva la mancanza di donne. Al supplizio. Ecco com'è Elettra. Non una parola che non sia una cattiveria o un'insinuazione. Perdonami, mamma. L'allusione è così facile nella famiglia Trivi. Elettra, da tempo ci dai molte preoccupazioni. Non so se tu te ne renda conto. Sei ridotta come una sonnambula in pieno giorno. In città il tuo nome è pronunciato solo a bassa voce, perché la gente ha paura se lo grida di svegliarti e di farti cadere. Devi guarire, Elettra, a ogni costo. Per guarirmi è semplice. Basta ridare la vita ad un morto. Non sei la sola persona che piange tuo padre. Io sono la vedova di mio padre, in mancanza di altri. Elettra! Vedovo no, tu tanto ti sposerai presto. Sì, lo so che non vedete l'ora che mi tolga di torno. Deve essere un bel sollievo. È un sollievo veder sposare una figlia. Alla tua età io vi portavo già tutte e due in braccio. Te e Oreste. Ci portavi male dato che hai lasciato cadere Oreste sul pavimento? E che potevo fare? Tu l'hai spinto? Non è vero. Non ho spinto Oreste. Ma cosa puoi saperne? Avevi 15 mesi. Non ho spinto Oreste, me lo ricordo. Oreste, dovunque tu sia, ascoltami. Non ti ho spinto. Elettra, ora basta. Essa mente, Oreste, mente. Elettra, ti prego. L'ha spinto. È naturale, alla sua età non sapeva ciò che faceva. Ma l'ha spinto? Con tutte le mie forze l'ho trattenuto per la maglietta azzurra che aveva indosso. Ho pianto, ho
quando l'ho visto in terra con un bozzo rosso sulla fronte. Sei scoppiata a ridere. E del resto la maglietta era verde. Era azzurra. Quando la stendevamo al sole non si distingueva contro il cielo. In 20 anni non avete avuto ancora il tempo di risolvere questa faccenda? Da 20 anni aspettavo l'occasione. Ora è venuta. Perché non riuscirà mai a capire che può aver torto, anche se è in buona fede? Sono tutte e due in buona fede. Questa è la verità. Che importanza ha la questione adesso? Nessuna, d'accordo. Che importanza? Se sono stata io a spingere Oreste, preferisco uccidermi. Elettra, ascolta, non litighiamo. Ecco esattamente com'è andata. Lui era sul mio braccio destro. Sul sinistro. Avete finito, sì o no? Ho finito, ma un braccio destro era un braccio destro. E una maglietta verde, una maglietta verde. Era azzurra quanto era rossa la fronte di Oreste. Questo è vero. Era tutta rossa. Toccasti anche la ferita con un dito. Ma la ne ridevi intorno al piccolo. Io? Sono tremato per una settimana. Silenzio. Tremo ancora. Parlavamo di matrimonio. Ti sposi, no? Mi sposo. Non sposerà il bambino! Eravamo d'accordo. Se Elettra è malata, la cureremo. Non darò mia figlia a tuo bambino. Troppo tardi, mamma. Ma come ti è passato per la testa di poter aspirare Elettra? Non so che ci trova in me. Ma se lei ci sta, a me non pare vero. Bagnino, sposa Elettra e giuro che te la faccio pagare. Ti ammazzo. La cosa non mi riguarda, ma provate a tornare in spiaggia un mese dopo la morte del bagnino. Ah, vedrete che roba, vedrete com'è ridotta la sabbia. La spiaggia non ne risentirà, vieni Elettra. Mi sta anche bene che abbia di dire che io sposi Elettra, ma non mi va di sentir parlare male del mio lavoro. Capirai. Questo bagno è il più curato del litorale. Se si mette a parlare del suo bagno non la finirà più. La signora mi ha provocato e io rispondo. Questo bagno è tenuto come uno specchio. La sabbia è dorata, soffice e pulita come in un paradiso tropicale. Le cabine sono confortevoli come appartamento. Le sdraio sono comode come il poltrone da salotto. Non ho mai visto sorridere Elettra, ma nel mio bagno ho visto sul suo viso quel che più assomiglia a un sorriso. Guarda un po' quanto sorride adesso. Questo è il sorriso di Elettra. Grazie. E così Elettra, figlia di Clitennestra e di Agamenne Latrini, passerà la vita a guardare suo marito andare in giro per la spiaggia con una scopa in mano. E potrà fuggire l'angoscia, il tormento e forse la tragedia. Lei ci guadagna la vita. Che? Ho fatto male a dirlo. Elettra, ti prego. L'hai voluto tu, mamma. Ma ora non lo voglio più. Lo vedi che non lo voglio più. Troppo tardi. Che devo dirti per ricordarti chi sono, chi sei? Devi dirmi che non ho spinto Oreste. Che figlia cretina. Ora rincincia. Ingiusta e ostinata. Ho lasciato cadere Oreste. Io. Ma se non rompo mai niente, un bicchiere, un piatto. E io dicevo tra me quando l'ho visto scivolare. Se una vera madre almeno si chinerà per addolcire la caduta, si piegherà per riprenderlo con le ginocchia, con le cosce. Ma invece è rimasta immobile, dritta, e lui è caduto di testa dalle braccia di sua madre. La discussione è chiusa. Ma come può ricordarsi così di ciò che ha visto, di ciò che non ha visto a 15 mesi? Giudicate voi. Ma chi le dà ascolto, tranne te? Ci sono tanti mezzi per impedire a un figlio di cadere. Lei non ha fatto niente. Bastava un movimento anche minimo e tu saresti caduta. Dunque, è come dico io. Tu calcolavi, ragionavi, eri una nutrice, non una madre. Tesoro. Non sono il tuo tesoro. Andiamo via, giusto. Questo è il momento buono. Sparisci, Egisto, se n'è andato. Che vuoi dire? Sparisci, e presto. Quest'uomo prenderà il tuo posto. Il mio posto accanto all'Elettra. Sì, sposerà a me. Lasciatemi la mano. Mai più. Lo guardi almeno, Elettra. Prima di voltare la schiena a un uomo, lo si guarda come è fatto. Le assicuro che le conviene. Aiuto! Non devo rendere conto a te, bagnino. Ma guardami in faccia. Guarda i miei occhi. Così. Bene, grazie. Andiamo. La nostra famiglia è salva.
Lascia che se la sbrighino gli Atridi. Smetti di agitarti. Mi agito quanto mi pare. Credi, tra poco proprio tu mi abbraccerai. Falla finita. Ti dico che tra un minuto mi getterai le braccia al cuore. Ma lasciami perdere. Va bene, ti lascio, va. Vattene. No, vuoi vedere che ti dico una parola e tu torni da me. Che dici? Una sola parola e piangerai tra le mie braccia. Una parola, il mio nome. C'è solo un nome che può spingermi nelle braccia di qualcuno. È quello, il mio. Tu sei Oreste! Tu che si bella scandale, mi riconosci soltanto dal nome. Elettra! Mamma! Vieni a casa, si mangia! E lascia quel bagnino. Non sto più col bagnino, mamma. Come? Sto con questo ragazzo adesso. Non è il momento di scherzare, vieni, sbrigati. Come posso piantare il mio ragazzo proprio adesso? Che ci siamo appena messi insieme. E tu chi saresti? Non ti risponderà. Questa sera la bocca del mio ragazzo mi appartiene, con tutte le sue parole. Si può sapere da dove spunta? Chi sono i suoi genitori? Gente come te. Perché mi guarda a quel modo? Forse quello che vede nei suoi occhi è che non ha mai veduto sua madre. È bello, non è vero? Sì, ti somiglia. Via, ora lasciala, vieni a casa, Elettra. Troppo tardi, le sue braccia mi tengono. Cosa ti ha detto di male su di me per amarlo così? Elettra! Ecco tutto quello che può dire. Quando gli tolgo la mano dalla bocca, lui ripete senza sosta il mio nome. Non si può cavare di altro. Vergognati! Non ti credevo capace di darti al primo vento. Neanch'io, ma ignoravo cosa fosse il primo bacio. Perché ho tanto nostra madre, Elettra? Non parlare. Soprattutto, non parlare di lei. Immaginiamo per un istante, per la nostra felicità, che siamo stati partoriti senza mamma. Non parlare. Devo ancora dirti tutto. Mi dici tutto con la tua presenza. Sì, chiudi gli occhi. Le tue parole e il tuo sguardo sono troppo duri. Per 20 anni le mie mani hanno maneggiato cose ignobili o mediocri. E ora toccano un fratello. Mi soffochi? No, non ti soffochi. La carezza, siamo in vita. Da questa massa fraterna io formo mio fratello. Ecco, ho fatto la mano di mio fratello con il suo bel pollice. E ora faccio il petto di mio fratello. E ora lo amo. Ed esso si gonfia ed espira, dandogli la vita. E ora ti faccio l'orecchio. Te lo faccio piccolo. E arricciato. L'ultimo tocco e l'orecchio è finito. Ti faccio l'altro guanto. Che capolavoro questi orecchi. E ora faccio la bocca di mio fratello. Dolce e sottile. E la faccio al suo viso. Prendi da me la tua bifaresta e non da mamma. Si può sapere perché la odi. Che ha? Mi respingi? Ecco l'ingratitudine dei figli. Li avete appena finiti e già vi abbandonano. Qualcuno ci spia. Dalla scala. È nostra madre. Teme che noi siamo qui a liberarci di lei. Teme che la mia carezza ti avvolga, ti lavi, ti renda orfano di lei. Come puoi parlare così di mamma? Non è che per me sia stato un granché come madre. Ma io non arrivo a essere così duro con lei. È proprio questo che non sopporto, che sia mia mamma. Mi sembra che per colpa sua io sia entrata nella vita in un modo sbagliato. La sua maternità è una specie di colpo che ci rende complici. Amo tutto ciò che nella mia nascita proviene da mio padre. Tutto ciò che nella mia nascita riguarda mia madre. Lo odio e odio Egisto. Ma perché? Non lo so. So soltanto che è lo stesso odio. Ho cercato di credere che odiavo mia madre perché da bambino ti aveva lasciato cadere. Egisto perché ti rubava l'eredità. Ma non era vero. In realtà, questa donna bella e sicura di sé, che improvvisamente maldestra, spaventata, si lasciava sfuggire di braccio un bambino come una vecchia rincoglionita, mi faceva pena, e mi faceva un po' pena anche Gisto, sempre a pensare ai soldi, al lavoro.
Avevo mille ragioni per odiarli e invece sentivo compassione. Ma poi li rivedo. E una nuova ondata di odio, più pesante della prima, si abbatte su di loro. È un odio più forte di me! Io sono qui. È inutile odiarli adesso. Credi, una volta pensavo che il tuo arrivo mi avrebbe liberato da questo odio. Pensavo che il mio odio venisse dalla tua lontananza. Mi sbagliavo. In realtà, questa notte, il mio male nasce dal fatto che tu sei qui. E tutto l'odio che ho dentro di me ti fa festa! A quest'ora si starà spogliando per andare a dormire. Vostra madre, che io ammiro perché è così bella, che mi fa pena perché è invecchia. Nostra madre, che io odio! Domani ci penseremo all'odio. Questa sera lasciamo assaporare questa vita che non ho conosciuto e che ritrovo dopo tanti anni. Il mare è così bello. E questa spiaggia, lasciami immaginare quale felicità questa sabbia avrebbe potuto dare a due bambini come noi se avessimo potuto giocare insieme. Elettra? Sì, mamma. Chi è quel ragazzo? Indovina. Elettra, smettiamo di lottare. Se veramente vuoi stare con lui, per me va bene. Perché quel sorriso? Vuoi che mi sposi solo per farmi diventare come te? Ah, sei qui. Hanno visto Oreste in città. Oreste! Così dicono i miei informatori. Non dici nulla? Oreste, torna! Sicuramente torna per rimettere le mani sull'azienda di suo padre, per togliermi la carica da amministratore delegato e a te quella di presidente del consiglio d'amministrazione. Alcuni azionisti stanno già preparando un'assemblea per cambiare i manager. Ma sta tranquilla, metto tutto a posto io. Via, rientriamo in casa. Ciao, ciao, mamma. Arrivederci, fidanzato di mia figlia. Dimmela, Elettra, dimmela! Che cosa? La ragione del tuo odio. Dimmi il tuo segreto. Non conosco ancora il mio segreto, Oreste. Così sei tu, Oreste? Sì, mamma, sono io. Com'è a 20 anni vedere una mamma? Una mamma che si è tolta da che di un figlio. Triste. E dolce. Mio figlio è diventato un bel ragazzo. Ma io mi avvicino e tu ti allontani. Da lontano sei una splendida madre. Da vicino no? Da lontano sei l'idea di madre che ho sempre desiderato. A quest'idea posso dire tutto quello che a te non dirò mai. Che mi vuoi bene, per esempio? Sì. Per me è l'opposto. Non provavo niente per un figlio lontano. Ma se mio figlio è davanti a me e parla e respira, io non resisto. È perché somiglia esattamente al figlio che avrei potuto essere. Anche tu del resto. A che madre meravigliosa somigli in questo momento. Se non fossi tuo figlio ci cascherei. Hai diritto a un minuto di amore filiale nella tua vita. L'hai avuto? Stop! Vattene, non recitare la commedia. Benissimo. A te. Potrete dirvi arrivederci. Vi rivedrete. Per uccidermi e per uccidere Egisto, questa è il tuo uomo.
non per tua sorella. Hai mai ucciso mio piccolo Orestes? Le cose che uno uccide quando è buono. Una gallina, per giunta, io ero pietoso. E ho ucciso anche il cucino. Perché non rimanesse oro? Ma uccide mia madre, mai! Lei uccisi con questa spada? Sì. Io non ho solo di finire, non voglio influenzarti, ma se un giorno una spada come questa uccidesse tua sorella, saremmo molto più tranquilli. Vuoi che uccida mia sorella? No, l'ideale sarebbe che la spada la uccidesse da sola, che un giorno uscisse dal povero e la uccidesse. Io sposerei tranquillamente Egisto, ti faremo tornare. Egisto comincia ad essere vecchio, gli succederesti molto presto. Saresti il padrone, Oreste. Una spada non uccide da sola, ci vuole un assassino. Già, dovrei saperlo, ma facevo un'ipotesi. La gente che vende ai torti è il flagello del mondo, non migliora invecchiando. Mentre i criminali da vecchi diventano vesti, i fanatici dell'onestà diventano dei criminali. Non voglio uccidere né la sorella che amo, né la madre che detesto. Lo so, lo so. In una parola, sei debole e hai dei principi. Elettra! Via! Circolate, ci mette, vi sveglierete, via! Oreste! Vorrei mettere in chiaro la faccenda di quella spinta. Tutto si spiega se supponete che Clitennestra si è messa una spilla di diamanti e che è passato un gatto bianco. Tiene Elettra sul braccio destro, perché la figlia è già pesante. Sull'altro tiene il piccolo, un po' distante da lei, perché non si graffi con la spilla. Il bambino vede il gatto bianco. È un magnifico gatto bianco. Perde l'equilibrio e lei è un egoista. Perché vedendo che il bambino si rovesciava, per trattenerlo, non aveva che da liberare il braccio destro, lanciare Elettra lontano sul pavimento, infischiarsi di Elettra, purché viva e sia salvo il figlio maschio. Ma lei è un egoista. Per lei la donna conta come l'uomo, perché lei è una donna. Non pensa neanche per un istante di distruggere la vita della figlia per salvare il figlio. E salva Elettra. Dunque, Elettra non ha spinto Oreste. Questo significa che tutto ciò che dice è vero, tutto ciò che fa legittimo. Essa è la verità pura. Così si ucciderà, come è probabile, tutta la felicità e la pace intorno a sé. Avrà ragione. Rimetterà in vita per il mondo e per l'età che verranno un delitto già dimenticato e che causerà un castigo ancora peggiore. Come hanno ragione di dormire in quest'ora che gli rimane. Lasciamoli, andrò a fare un giro. Parte è finita. Per questo sono libero di venire qui a dirvi ciò che questa commedia non potrà dirvi. Quando c'è una storia come questa, i personaggi non la smetteranno di uccidersi l'un l'altro per venire a raccontarvi che la vita ha un solo scopo, l'amore. Siamo venuti a dirvi che la gioia e l'amore sono preferibili all'odio e all'amarezza. Sono molto meglio. Certo, la vita è un fallimento. Però è bello, è bellissimo. Certo, non c'è mai niente che vada dritto, che vada a posto, ma ammetterete che qualche volta tutto fila a meraviglia, tutto va a posto. Elettra cerca una madre, accetterebbe per madre il primo che le capita. Mi sposava perché sentiva che ero il solo uomo, il solo dico,
che poteva essere una specie di madre. Nelle famiglie delle tragedie si provano sentimenti che in genere non si trovano mai tra la gente. L'odio puro, la collera pura. Ecco che cos'è la tragedia con i suoi incesti e i suoi parricidi. È voglia di purezza. Innocenza. Gioia. Amore. La tragedia è un atto d'amore. Se vuoi, ma io gli concederei altri 5 minuti. È scivolato nel sonno, sta sognando la sua vita vera. Sorride, questa è la sua vita vera. Può dire tutto, tranne che la vera vita di Oreste sia il sorriso. Ridere, scherzare, amare, essere allegro, vestire bene, ecco la vita di Oreste. L'ho capito appena l'ho visto. Con un po' di fortuna Oreste se la spasserebbe. Invece è sfortunato. Già, non è molto fortunato. Ragione di più per non fargli fretta. E sì, siccome è nato per ridere, per spassarsi, e siccome si sveglierà in incubo, lo lascio dormire ancora un minuto. Cercavo per un consiglio legale. E se sono spogliata? Sono un medico che ti sta visitando. Ahimè, perché mio marito è così geloso? Perché ha il sonno così leggero? Perché deve adorarmi? E tu perché l'hai sposato? Perché l'hai amato? Io? Io non ho mai amato nessuno! All'infuori di te. Ricordi nelle braccia di chi ti ho trovato l'altro ieri? Avevo preso una storta alla caviglia e quell'uomo mi stava aiutando. Stavi benissimo. Era l'idraulico. L'impianto funziona. Cercava mio marito per un consiglio legale. La conosco questa storia. Tu non conosci niente, non capisci niente. Non capisci che è stata questa storia a farmi venire l'idea per noi due. Ma quando lo incontro per le scale è senza cani.
Lui ama i cavalli, non si portano i cavalli dal dottore. È vero che è un amante? No,
Mamma, ti supplico, difendimi. Difendimi ancora. Persuadici. Bene, Oreste. Lasciami sola con Elettra. Vuoi? Sì, sì, aspettala. E appena grido corri, vorrà dire che so tutto. Aiutami, Elettra. Aiutarti? A dire la verità o a mentire? Ho paura di Oreste. Balle, non hai paura di Oreste. Lo vedi com'è? Insicuro, debole. È di me che ha paura. Tu hai un amante, non è vero? Chi è? Lui non sa nulla. Lui non c'entra. Non sa che è il tuo amante? Elettra, smetti di fare il giudice, smetti di perseguitare. Dopotutto sei mia figlia. Dopotutto? Precisamente dopotutto. Per questo non ti lascio in pace. Ascoltami. Io non ho. Io amo. Non fare la furba. Siamo donne, Elettra. Abbiamo il diritto di amare. Non avevi il diritto di amare nessun altro tranne mio padre. Mai nessuna donna, penso, ha dovuto sopportare fino a questo punto l'assenza del marito, dall'infidenza del figlio. L'odio della figlia. Che cosa mi restava? Ciò che restava alle altre. L'attesa. Io non aspetto più. Io amo. Chi è? Elettra, abbi pietà! Te lo dirò il suo nome. Ma lascia passare qualche giorno. Che ti aspetti da uno scandalo? Basta. Pensa a tuo fratello. Tu non ami. Non hai mai amato. Chi è? Dimmi il nome del tuo amante, mamma. E resterà per sempre tra noi. No! Lo vedi? Non è il tuo amante che mi nasconde, ma il tuo segreto. Temi che il suo nome mi dia la sola prova che ancora sfugge alla mia caccia. Quale prova? Sei pazza! La prova del delitto, l'assassinio del babbo! Tutto mi dice che l'ha commesso, mamma! Ma ciò che non so ancora, quello che mi devi dire tu, è perché l'hai fatto! Ho provato tutte le ragioni, ma nessuna è quella vera. Non l'amore. Tu non ami niente. Non l'ambizione. Te ne infischi dell'azienda. Non la collera. Tu sei calma e calcolatrice. Ma il nome del tuo amante chiarirà ogni cosa. Ci dirà ogni cosa, non è vero? Chi è? Chi è? Chi è il tuo amante? Ti odio! Chi è? Ti dico che è finita! Basta con le menzogne! Elettra ha ragione! Passo dalla sua parte! Grazie, Elettra! Mi dai la vita! Eccoci tutte qui, con i nostri mariti o le nostre vedovanze. Tutte che ci consumiamo per la loro vita e la loro morte. Se mangiano gli spinaci hanno bisogno del sole e di un sorriso. Di chi parli? Mi hai mai visto mangiare spinaci? Tutti i giorni per 24 ore ci ammazziamo. Ci suicidiamo per un marito la cui assenza è la sola nostra delizia. Ed ecco che osa rimproverarci di rubargli un'ora alla settimana di questo inferno. Questa è opera tua, Elettra. Io sono bella, lui brutto. Io sono giovane e lui vecchio. Io sono intelligente e lui stupido. Io ho un'anima, lui no. Eppure lui ha tutto, a me almeno. E io non ho niente, ho lui. Gli faccio il caffè e invece la verità è che vorrei avvelenarlo. Salve, verità. Elettra mi ha dato il suo coraggio. È finita. Chi è? Ascolta, madre, ascolta te stessa, sei tu che fai. Chi è? Credono i mariti che sia solo una persona. Degli amanti! Hai degli amanti! Credono che li inganniamo solo con gli amanti. Anche con gli amanti, cioè. Li inganniamo con tutto. La mattina, quando mi sveglio, e la mia mano scivola lungo il legno della lettiera. Quello è il mio primo adulterio. E usiamola una volta tanto la tua parola adulterio. Quanto ho carezzato quel legno nelle mie notti insonne voltandoti la schiena. Che grana dolce. Il mio secondo adulterio è quando apro gli occhi e vedo filtrare la luce dalle persiane. Il mio terzo è quando tocco con il piede l'acqua del bagno, quando mi immergo, ti tradisco con gli occhi, col dito, con la pianta del piede. Ti inganno quando ti guardo, ti inganno quando ti ascolto, ti inganno quando faccio finta di ammirarti al tribunale! E
pensare che ancora ieri sera questa donna mi zuccherà per caffè. E questa scenata davanti alla signora Clitennestra, scusate. La signora Clitennestra invidia Agatha. La signora avrebbe dato la vita per poter fare ciò che Agatha ha fatto oggi. Chi è? Mamma! Chi è? Te l'ho detto, tutti, tutto. Vuoi che mi uccida? Vuoi che mi butti in mare? Non disturbarti per me. Ti farò vedere chi sono. Il primo dei tuoi amanti che incontro qui. Lo uccido! Chiunque sia. Il primo che incontri qui? Non avrai neanche il coraggio di guardarlo in faccia quando arriverà in spiaggia e andrà a sedersi su questa sdraio. Che dici? Dico che attualmente ho due amanti e uno dei due è Egisto. Bugiarda! Come? Anche lei? Sì. Da guardarmi in questo modo. Hanno che la signora Clitennestra sta aspettando un farabutto, Elettra un nemico, Agatha un amante fedele, il signor avvocato è più modesto, sta aspettando l'uomo che lo rende cornuto. Insomma, li stanno aspettando, sono iellati, aspettano un farabutto e vedono arrivare una persona potente. Degli altri non mi importa, ma per la piccola Elettra questo complica le cose. Ecco Elettra. Sapevo che l'avrei trovata così, con la sua testa di statua e gli occhi che sembrano vedere solo se le palpebre sono chiuse, sorda al linguaggio degli uomini. Ascolta, Gisto. Li scegli bene i tuoi amanti, Agatha. Che impudenza! I tuoi orecchi sono solo un ornamento. Non è vero, Elettra? Guarda che ci sente. Mi sente? Ne sono convinto. E so anche che mi vede. Che lei sola mi vede. Lei sola ha capito. Smettila, Gisto! Dottore Gisto, dottore Gisto! Dottore Gisto, le cose si mettono male per la società. Che succede? Le banche non ci rinnovano il prestito! Potrebbe essere il fallimento! Succede? I soci di minoranza stanno tentando di soffiarci il controllo dell'azienda. Con l'appoggio delle banche! Gli azionisti sono pronti a un aumento del capitale. Ma sono scontenti. Reclamano un uomo alla presidenza della società. Hanno ragione. Avranno un uomo. Chiunque vorrà essere presidente della società dovrebbe prima far fuori Clitennestra, signor Egisto. O sposarla, semplicemente. Questo no. Perché no? È il solo mezzo per salvare l'azienda. No, prima devo dirle due parole, da uomo a uomo, è importante. Ah, non metterti di mezzo in un momento simile. A me, il buon a nulla, il parassita, il truffatore, è stata affidata la sorte di questa azienda e la responsabilità di questa famiglia. Elettra, dovrai accettarmi come padre. E perché? Credo che sia qualcosa come il dovere. Il mio dovere è certamente il nemico mortale del tuo. Non sposerai mia mamma. E perché non dovremo sposarci? Perché dovremo sacrificare la nostra vita a dei figli ingrati? Sì, amo Gisto. Lo amo da 10 anni. Da 10 anni rimando queste nozze, per riguardo a te, Elettra, e per il ricordo di tuo padre. Ma ora tu ci costringi. Io non so se ti amo ancora. Da 10 anni la nostra unione si trascina, ma queste nozze sono il solo mezzo per salvare l'azienda e la famiglia. Per questo si faranno al più presto. Non credo che si farà. Aiuterò Elettra a impedire queste nozze. Non ho più bisogno del vostro aiuto, avvocato. La vostra parte è finita da quando Agatha mi ha dato la chiave di tutto. Grazie, Agatha. Che chiave? Che chiave
ti avrà? Che altra vita cerchi ancora? Tu odiavi mio padre. Ecco che ricomincia. Come umiliavi Agat poco fa. Che gioia poter gridare il proprio odio al marito che si odia. Ma a te è stata negata, madre. Fino al giorno della sua morte avrà creduto che l'adorava. Ascolta, Elettra. Sì, gridalo a me. Se lui non c'è più, ci sono io al suo posto. Gridalo. E ti farà bene come se lo gridassi a lui. Almeno non morirai senza aver gridato che lo odiavo. Vieni, Gis. Fa un solo passo, madre, e chiama. Chi vuoi chiamare, Elettra? Se fa un solo passo, lo chiamo! Vieni, Egisto! Oreste! Oreste! Beep, 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 beep. Go the horns and the cars in the street. Povera ragazza! Credevi che avremmo permesso a Oreste di girare armato? L'abbiamo legato e imbavagliato. Non è vero! Oreste! Oreste! Elettra, cara Elettra, lascia che ti convinca. Lascia che ti spieghi perché devi aiutarci. Ma insomma, che cos'è questa smania di spiegare, di discutere? Dovremmo spingere le spiegazioni fino a cavarci gli occhi? Dovranno portarci via tutti e tre con la forza perché riusciamo a separarci? No! Io ti disprezzavo e adesso vorresti essere il difensore degli interessi dell'azienda, del buon nome della famiglia. Dubiti della mia sincerità? Il buon nome non può cambiare il criminale in un innocente. Di che stai parlando? Quella sera, quando tornò a casa, eravate sulla scala, lì, ad aspettare. E lui tardava, non è vero? Come lo sai se non c'è? Io l'ho trattenuto. Sono corsa su anch'io per rivederlo. Ma non correvo già più verso di lui. Ma verso di voi, verso i suoi assassini! Non sacrificare la famiglia a una tua fantasia! Pretendi di conoscermi, Egisto, eppure mi credi una di quelle a cui si può dire se menti e lasci mentire, avrai una vita felice. Se nascondi i delitti, la tua famiglia resterà unita. Ma che razza di famiglia è questa che metti tra noi e la verità? La tua! Gli Atridi! Ti sbagli, Egisto. Tutte le donne delle pulizie che lavano le scale, e tutti i venditori ambulanti che fissano il mare, e tutti i gabbiani che volano, tutti i muratori che cadono dalle imbarcature e tutti i bambini che corrono a piedi nudi sono la mia famiglia. Ecco la mia nuova famiglia. Ha un nome che non si pronuncia. Scommetto che si pronuncia giustizia. È giustizia quella che ti fa buttare all'aria la tua famiglia? La giustizia d'Elettra consiste nel rivangare ogni colpa? Nel rendere ogni atto irreparabile? Quando il delitto infetta una famiglia, non c'è perdono. Parli da ragazzina, non da adulta. Che ne sai tu della responsabilità di avere sulle spalle una famiglia? Io so che prima di tutto viene la verità. Ci sono verità che possono uccidere una famiglia. Volesse il cielo che questa fosse la sorte degli Atridi. Ma dopo la morte di mio padre, il benessere è fondato sull'ingiustizia e sul delitto. Devo salvare l'azienda. È un dovere trascurabile. Voi l'avete assassinato, non è vero? Che osi dire, figlia? Tutti sanno che tuo padre è scivolato ed annegato. Lo sanno perché voi l'avete raccontato. È scivolato, pazza, perché è caduto. Non è scivolato. Per un motivo evidente, lampante. Perché mio padre non scivolava mai. Ma difendimi dunque, Egisto. Non può far niente per te. È arrivato il momento che devi difenderti da solo. Oh mio Dio, sono giunta a questo, ad essere accusata da una figlia senza cuore, senza gioia. Essere giunta a questo, io che da ragazza non amavo che la tranquillità, curare i miei gatti, ridere, fare colazione con pane e marmellata, uscire. Ero buona, Gesù, vi giuro che ero la più buona di tutti. Ci sono ancora dei vecchi nel mio paese che vi diranno che Clitennestra era la bontà in persona. Passavo le giornate in giardino. Il cane si accucciava ai miei piedi. Quello stesso che abbaiò quando vide Agamennone per la prima volta. Se avessi sposato uno senza un soldo, ora sarei buona, spensierata. Avevo una bella voce da giovane. Sarei una casalinga spensierata che canta.
E invece eccoci qua. Questa famiglia, questi muri, che cosa hanno fatto di noi? Degli assassini, sono dei muri cattivi. Dottor Egisto, i soci minacciano di votare la sfiducia del consiglio d'amministrazione. Le banche non sono più disposte a rinnovare il prestito. Eleutra, ascolta la mia ultima parola. Ti perdono tutto, le tue chimere, i tuoi insulti, ma non vedi che l'azienda agonizza. Ti prometto che domani, se l'azienda sarà salva, i colpevoli, se ci sono dei colpevoli, scompariranno, e per sempre. Ma sta dalla nostra parte. Tu sei dolce, Elettra. Nel tuo cuore sei dolce. Tuo padre ti ha lasciato una quota importante delle azioni. Che cos'è questa storia dei colpevoli? Che cosa vuoi dire, Gisto? Ha detto con una sola parola tutto ciò che tu neghi. Ti prometto che quando l'attacco degli altri soci sarà finito, di lasciare il mio posto nel consiglio d'amministrazione e di ristabilire Oreste nei suoi diritti. Non si tratta più di questo, Gisto. L'azienda è partita. Il problema è sapere se lei oserà dirci perché odiava mio padre. Ah, vuoi saperlo? Tanto non oserà. Ah, tu vuoi che te lo dica? Sì, ti sfido a dirlo. Oh, in cassa non ci sono più soldi. Più soldi per pagare i fornitori. Sì, lo odiavo. Sì, ora finalmente saprai quello che era il tuo meraviglioso padre. Lo odiavo. Lui, quella barba ispida e quel dito mignolo sempre sollevato. Lo sollevava per bere, per guidare, per pulirsi dentro l'orecchio e tra i denti. Quando teneva la penna, quando mi abbracciava, credevo di impazzire. Quando mi diceva di baciare la sua bocca in mezzo a quella barba, correvo. Perché? Quando al mattino mi svegliavo e come Agata lo tradivo con il legno della lettiera, mi diceva di parlargli e, sapendolo vanitoso e anche buono e banale, gli dicevo che era modesto e splendido. Perché? Era indeciso, stupido e anche vuoto e banale. Sì, ora sei tutto. Volevi un inno alla verità? Questo è il migliore. Perdonami, padre, per averla ascoltata. Vieni via. Di questa azienda. Siamo tutti qui per salvare Elettra e suo fratello Oreste dalle manovre del dottore Cisto. Ah, la giustizia allora. Abbiamo liberato Oreste. Ecco come l'hanno ucciso. Ascolta. La cosa è andata così. È stata Clitennestra a colpirlo, a farlo scivolare in acqua. Lo spingeva giù, in acqua. Egli non capiva la moglie di Letta che gli impediva di riemergere. Avrebbe voluto gridare, amore, lasciami, amore, che fai? Essa non poteva rispondergli, ti uccido, ti assassino. Ma lo diceva sottovoce tra sé, lo uccido perché è il solo modo di assassinare il suo mio. Ma essa sapeva che avrebbe rivisto ogni notte quel massacro, il incubo. E così è accaduto. Sono 7 anni che l'ha ucciso. E l'ha ucciso 3000 volte. Dove sono, Elettra? Oreste! Hai la pistola? Sì. Dunque, ecco la fine. Egisto era al telefono, quando udì alle sue spalle uno sparo e l'urlo di una bestia sgozzata. E non era una bestia che urlava, era Clitennestra. Suo figlio la uccideva e adesso sparava di nuovo. Egisto era disperato di morire, di essere punito per quel delitto che ormai non sentiva più suo. Clitennestra ed Egisto saranno uniti per l'eternità, ma lui
è morto gridando un nome che non ripeterò. Elettra! Oh, ho raccontato troppo in fretta. Oh,